Bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi vi voglio fare vedere un trucchetto, ragazzi, per skippare il tempo tra un incarico e l'altro di Dax. Siccome abbiamo ancora 2 giorni di tempo, approfittatene, ragazzi, perché da giovedì non ci saranno più. Quindi, ragazzi, come potete vedere, ci siamo messi in 3, in 4 nell'MC in modo da farle tutte assieme. Andremo a richiedere l'incarico di Dax chiamando dal telefono come ho fatto io, ragazzi, e andiamo a fare la missione normalmente. Quindi adesso, ragazzi, vi voglio spiegare una cosa. Facendo determinati incarichi ogni 5, ogni 10, arrivare a 25, quindi il massimo degli incarichi, sbloccheremo degli outfit particolari, delle giacche, delle maschere, ok, esclusive, che da giovedì, da come ho capito, non ci saranno più. Quindi, ragazzi, questo metodo è una bomba, perché andremo a skippare il tempo. Ciò cosa vuol dire? Questi cazzo di incarichi, raga, ne facciamo uno e poi dobbiamo stare 45 minuti di gioco, ok, fermi. Noi non ne abbiamo per il cavolo voglia. Quindi andremo a fare questo trucchetto. Intanto, raga, voglio approfittarne per dirvi che ci sono gli ultimi account mod su Old Gen trasferibili dopo 30 giorni. Il prezzo è sempre basso, è di 40 euro. Approfittatene prima del 12, perché, ragazzi, il 12 dicono che ci sarà una piccola banway. Ciò cosa vuol dire, raga? Che se il 12 gli account rimasti passano e rimangono, il prezzo non sarà più di 40 euro, ma si doppierà e saliremo a 80 euro. Ok? Questa è una cosa che dovete sapere, perché da quando avremo la conferma che questi account rimangono, il prezzo lo alzeremo. Non sarò l'unico, lo faranno tutti gli altri youtuber. Quindi approfittatene finché potete, perché a 40 euro è un affare. Sono account che, se vi rimangono, in un futuro prossimo potete rivendere anche a 100, 150, 200 euro. La scelta è vostra, ragazzi, io non obbligo nessuno. Quindi a questo punto, una volta fatto tutta la missione, l'incarico, ragazzi, come potete vedere, adesso io andrò a chiamare Dax, e quando chiamerò Dax mi dirà che devo aspettare per forza il tempo che ci dice che devo aspettare. Io non ne ho voglia, quindi, ragazzi, cosa andrò a fare? Mi andrò a teletrasportare direttamente da LS a Autoraduno. Se giocate da Xbox, vi lascio il video in descrizione con tutte le varie attività per il teleport, tipo il bunker, ragazzi, LS, l'arena, il freak shop, eccetera. Quindi, a questo punto, una volta che vi siete teletrasportati e siete all'interno di LS Autoraduno, vi dovete dirigere in un qualsiasi veicolo di prova, ragazzi, e fate entra da solo. Una volta che fate entra da solo e siete all'interno della zona di prova, ragazzi, dovrete richiamare Dax. Quindi, cosa dovete fare? Prima che vi risponde, dovete andare a sbattere verso la serranda per uscire. Quindi guardate bene, apro il telefono, vado a chiamare Dax, ragazzi. Appena parte la chiamata, vado a sbattere contro il cancello. A questo punto aspetto che mi dà la schermata per uscire, ragazzi, dall'area di prova. Aspetto 5 secondi e spammo il tasto A se gioco da Xbox, o X se gioco da Play, ragazzi. Il risultato sarà che dovete uscire come avete visto, e nel frattempo ci sarà Dax di sottofondo che vi parla, e ci sarà anche la conversazione scritta. Vi farà questa animazione all'interno dell'autoraduno e dopo pochi secondi vi butterà fuori anche dall'autoraduno. Quando siete fuori, vi chiamerà in automatico Dax e partirà direttamente il prossimo incarico, ragazzi. Quindi niente di più facile. Io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video e aiutatemi a fare crescere questo canale. E regà, mi raccomando, attivate la campanellina e mettete notifiche su tutte, così posso rompervi i coglioni quando pubblico un altro video. Bella, regà, alla prossima. Sbada bam!